vi abbiamo annunciato l'arrivo del sindaco, in realtà abbiamo saputo che il sindaco è alle prese con un'influenza, quindi non potrà esserci. Al suo posto c'è Luca Borgazzi, presidente della Commissione Cultura del Comune, che ringraziamo per essere qui con noi. Allora, rapidamente, come si svolgerà questa presentazione, che non è solo una presentazione? Ci sarà questo momento in questa splendida sala in cui racconteremo con i nostri ospiti che cos'è Cremone in Luce, come è nato e qual è l'idea da cui ha preso forma. E poi a seguire ci sarà un altro momento, vi chiederemo di alzarvi e di spostarvi insieme a noi, insieme agli storici dell'arte dell'associazione CRAT, che vi accompagneranno per un breve percorso all'interno della Pinacoteca. Con la spiegazione di alcune delle opere, dei dettagli delle opere che poi troverete all'interno della pubblicazione. Iniziamo dunque rapidamente le presentazioni. A mio fianco il direttore di Mondopadano Alessandro Rossi, il responsabile dell'Ufficio dei Beni Culturali della Diocesi, Don Gianluca Gagliardi, lo abbiamo già citato, Luca Borgazzi della Commissione Cultura del Comune, e poi le due colonne portanti della nostra pubblicazione del progetto Cremone in Luce, che sono Giulia Barbieri, una fotografa che ha curato la parte delle immagini del libro, e Tommaso Giorgi in rappresentanza del CRAT, l'Associazione Cremona Arte e Turismo, che ha curato invece tutta la parte testuale. Io sono Filippo Gilardi, giornalista di Mondopadano, che ho avuto la fortuna di curare questo progetto, fortuna perché questo mi ha permesso di passare molto tempo, oltre che davanti al computer e alla scrivania, anche nelle sale magnifiche di questa pinacoteca e all'interno delle chiese della nostra città, alla ricerca di dettagli delle opere d'arte. Vi spiego rapidamente che cos'è e come nasce e come si è sviluppato Cremone in Luce, che anzitutto è stata una rubrica che Mondopadano ha pubblicato nel corso di 6 mesi con 20 uscite, 20 schede di dettagli di opere d'arte, ed è nata dalla volontà di raccontare Cremona attraverso le cose che la rendono bella, che è un'idea che io sono convinto accomuni tantissimi, quasi tutti i nostri cittadini. Può sembrare quasi banale l'associazione dunque alle opere d'arte che abbiamo la fortuna di avere sotto gli occhi tutti i giorni. In realtà poi tanto banale non è perché l'arte pittorica, gli affreschi, le tele che abbiamo all'interno delle collezioni civiche e all'interno delle navate delle nostre chiese, anche le sculture che spesso ci troviamo a vedere, sono quella parte del patrimonio culturale che, cioè, a pensarci bene, è un pochino meno conosciuta, ma addirittura ci è sembrato di vedere, di capire, qualche volta anche un po' in ombra. Da qui anche l'idea di questo titolo, Cremone in Luce, ovvero mettere in evidenza, puntare una sorta di faro, una lanterna, giusto per una citazione della copertina del nostro libro, sui dettagli di queste opere d'arte. Perché i dettagli? Perché la sfida che abbiamo voluto accogliere e lanciare ai nostri autori che hanno collaborato con noi era quella appunto di trovare un modo per raccontare dei capolavori che abbiamo davanti agli occhi da secoli, di cui spesso non ci accorgiamo nemmeno, trovando una chiave di lettura che fosse in grado di sorprendere noi anche oggi, nella generazione dei millennial e dei social network. E quindi quello che abbiamo fatto non è stato altro che fermarci un attimo ed avvicinarci alle opere d'arte, e questo ci ha permesso appunto di scoprire dei dettagli, dei particolari che a una prima occhiata, a un passaggio troppo rapido, rischiano di sfuggire. Chiudo rapidamente con qualche annotazione tecnica. Perché un libro? Perché durante questo periodo in cui è uscita la rubrica su Mondopadano, una pagina ogni settimana, un'opera ogni settimana, ci siamo resi conto di avere per le mani, di avere del materiale molto molto interessante che meritava di essere messo in una cornice nuova. E quindi un libro, qualcosa che rimanesse, qualcosa che durasse nel tempo, ma anche qualcosa di prestigio. Quindi la scelta di questa cornice passa dalla scelta dei materiali, passa dalla scelta di una veste grafica, per cui ringrazio, che non c'è purtroppo oggi, ma Alessandra Montemuro, che è la nostra grafica, che ha creato questa impaginazione davvero
moderna e che si sposa molto bene con la classicità delle immagini, e dunque anche Mondopadano fa il suo debutto in libreria. Ecco, una sfida che abbiamo colto e che ci ha resi, ci rende orgogliosi nel vedere questi volumi qui davanti a noi, e speriamo che poi piaccia davvero anche a tutti voi che avrete modo di sfogliarlo. Ecco, di fianco a me il direttore che in questo progetto ha creduto fin dall'inizio, l'ho reso possibile, l'ho seguito e ha permesso che diventasse questo volume. Passo subito la parola, mi sono dilungato anche troppo, e chiediamo appunto ad Alessandro Rossi, direttore di Mondopadano, che cosa Mondopadano ha voluto rappresentare, ha voluto raccontare della città attraverso questo progetto. Grazie Filippo, desidero iniziare ringraziando tutti coloro che hanno presenziato a questo evento di presentazione di un volume che rappresenta un omaggio alla città attraverso naturalmente il suo patrimonio artistico. Inizio questa mia breve introduzione soffermandomi su quelle che sono state le motivazioni di fondo che hanno portato alla genesi di Cremona in Luce, perché Cremona in Luce rappresenta in realtà un frutto, ce ne saranno mi auguro molti altri nei prossimi mesi, nei prossimi anni, di un lavoro che nel corso del tempo abbiamo alimentato a Mondopadano, cercando di fare cosa? Di interpretare al meglio quella che crediamo debba essere, perdonatemi il gioco di parole, la ragione d'essere, la ragione sociale, la mission di un settimanale, cioè l'approfondimento dei fatti, l'approfondimento delle tematiche, l'approfondimento delle problematiche, la sensibilizzazione dell'opinione pubblica, lo stimolo del dibattito e della riflessione, come stiamo cercando di fare tutte le settimane questo lavoro, puntando sulla qualità, la qualità dei contenuti, la qualità del progetto grafico che vedete riassunto. Ecco, direi che Cremona in Luce rappresenta una sintesi di questo, di questa azione combinata che stiamo cercando di sviluppare settimanalmente sul nostro giornale. Ed è un lavoro che si sta declinando anche in un altro modo, attraverso il racconto delle storie nei vari ambiti, diciamo, della vita di ciascuno di noi, e attraverso la rappresentazione della realtà che ci circonda. Attraverso il racconto di queste storie, che rappresentano anche un modo per veicolare dei messaggi, noi abbiamo deciso di dare vita a questa pubblicazione. Questa pubblicazione, raccontando la bellezza architettonica, la bellezza artistica che impreziosisce la nostra città, rappresenta anche un modo per cercare di fare scoprire, e direi anche riscoprire, le bellezze, le tante bellezze che ci circondano, a partire da coloro che la città la abitano e la frequentano ogni giorno, no Filippo? Questo è un po' l'obiettivo. E attraverso questo racconto, il racconto delle bellezze architettoniche, bellezze artistiche, perdonatemi, che ci circondano, noi stiamo anche cercando di trasmettere, ecco un altro elemento che rappresenta una parte del lavoro che come operatori dell'informazione cerchiamo di svolgere, un modo per veicolare dei messaggi positivi. In questo caso, attraverso il racconto del bello, noi cerchiamo di trasmettere, veicolare all'esterno un messaggio di speranza, di fiducia verso il futuro, a partire dall'anno che ormai è alle porte. Perché? Perché nel nostro lavoro quotidiano noi ci siamo resi conto che la grandissima crisi economica che si è sviluppata purtroppo negli ultimi 10 anni non ha solo prodotto dei danni spaventosi nel mondo del lavoro e dell'economia, ma ha anche incrinato, minato in maniera direi molto, molto grave la fiducia e la nostra capacità di reazione, di reagire agli eventi purtroppo non positivi che hanno attraversato le nostre vite, a partire dalle generazioni più giovani. Ecco, questo è un altro elemento che ho potuto riscontrare in questi anni, frequentando ad esempio le università e relazionandomi con i docenti universitari. Cremona in Luce, dunque, oltre che il lavoro che settimanalmente noi realizziamo attraverso il nostro giornale, rappresenta un modo per lanciare un messaggio di speranza e di fiducia nel futuro. Perché? Perché noi siamo consapevoli, ecco perché abbiamo deciso di realizzare questa pubblicazione, che le nostre
la nostra comunità, le nostre città e il nostro paese non sono solo ricchi di uno straordinario patrimonio che va preservato e va appunto, ecco la ragione di questo libro, riscoperto o scoperto, ma sono come dire anche colme di energie vitali, di risorse che devono essere messe a fattor comune con l'obiettivo di costruire un futuro di speranza, un futuro migliore, un futuro meno problematico, in grado di metterci alle spalle gli anni tormentati che purtroppo si sono succeduti nel recente passato. Ecco, io ho in sostanza riassunto quello che è stato il lavoro che ha portato alla genesi di questa rubrica, di questa pubblicazione, e che poi rappresenta in realtà il lavoro che svolgiamo settimanalmente come appunto operatori dell'informazione. Chiudo con un ringraziamento personale naturalmente a tutti coloro che hanno reso possibile questo progetto, a partire naturalmente dal Comune di Cremona e dalla Diocesi, che hanno spalancato le porte di questo scrigno che noi abbiamo poi rappresentato attraverso Cremona in Luce, e naturalmente tutti gli altri soggetti che hanno reso possibile la realizzazione di questo volume. Ringrazio di nuovo tutti voi per essere intervenuti oggi, e ripasso la parola al moderatore, che mi ha detto di essere estraniato e che vedo già pronto ad incalzarmi per proseguire questo nostro incontro. Grazie, grazie a voi. Grazie direttore. Mi prendo il microfono, ma lo cedo a Don Gianluca Gagliardi e poi anche a Luca Burgazzi senza ulteriori passaggi, quindi andiamo in successione, ricordandovi che all'interno del volume le introduzioni, ci sono due introduzioni, due prefazioni che davvero ci hanno fatto molto molto piacere, una firmata appunto da Don Gianluca e una dal sindaco Galimberti. Ecco, Don Gianluca ci vuole ripetere anche, dire ancora meglio del volume dopo averlo sfogliato in treno l'altro giorno, se non sbaglio. Sì, diciamo che non mi ripeto sull'introduzione che appunto abbiamo fatto sia io che il sindaco, così la leggete, altrimenti vi tolgo il gusto non tanto di quello che abbiamo scritto, ma di quello di sfogliare appunto questo testo, che è fatto sicuramente di belle immagini, quindi complimenti davvero alla fotografa che ha saputo cogliere gli aspetti belli anche prospettici figurativi proprio delle opere che si vogliono approfondire, ma anche appunto la lettura davvero dei ragazzi di Clark che sono stati capaci di cogliere quegli aspetti che dicevo non sono semplicemente maniacali del voler andare alla ricerca di qualcosa che non c'è, ma dell'iconografia vera. E quindi non voglio davvero ripetermi sulle cose già dette o scritte, ma sottolineare due passaggi semplicissimi che sono questi. Prima di tutto complimenti veramente per l'iniziativa che era stata prospettata per il settimanale, che però vedo con piacere si è realizzata e sintetizzata anche in un bel volume, perché così possa davvero rimanere nelle nostre biblioteche, nelle nostre librerie, anche delle nostre case, e possa essere così consultato e utilizzato. Ma la cosa bella secondo me è proprio questa, il fatto, questi due aspetti, il fatto che gli autori, ma anche i pensatori di questo progetto in questa Cremona sono dei giovani. E questo secondo me è una cosa bella, perché è vero, la diocesi è proprietaria di parte del patrimonio artistico, ma come ho avuto modo già di dire, di ribadire in questi mesi, in questo anno in cui appunto ricopro questo incarico di direttore dell'ufficio beni culturali della diocesi, la diocesi non è poi in realtà proprietaria, ma è custode di queste opere. I proprietari sono i cremonesi, sono le comunità, siete voi insomma, ed è bello allora che appunto ci possa essere una realtà che la deve proteggere e custodire, ma è ancora più bello che ci sia una comunità che la conosca, e
quindi la divulgazione a larga scala davvero deve essere fondamentale. E il fatto di vedere che questa idea venga da una realtà giovane, che chi ha scritto sono dei giovani, a me piace tantissimo. L'idea che l'arte, la pittura, la scultura, la fotografia sia in mano ai giovani fa ben sperare. Quindi insomma, questo per me è una cosa davvero bella. E quindi complimenti ai ragazzi che si sono così impegnati in questo. L'altro aspetto è il fatto che il rischio, sinceramente, è quello che per la giovinezza, ma anche per il fatto di voler raccontare qualche cosa di nuovo, si racconti qualche cosa che non esiste, che non c'è, no? Quindi andare alla ricerca di cose nascoste che non sono in luce perché sono enigmatiche, segrete, no? E a volte l'arte viene usata anche in questa arroganza per dire cose che in realtà l'artista non aveva pensato, penso appunto soprattutto negli ambienti ecclesiastici, no? Ma vuole essere invece una spiegazione veramente delle cose belle, della geografia, della storia di un santo, come non so, la statua di San Pietro Martire da Verona sulla facciata del Duomo, no? Piuttosto che quelle della chiesa di Santo Bobono. E credo che questi giovani non siano caduti nel trabocchetto di inventarsi qualcosa di inesistente, ma hanno saputo invece, appunto, ripeto, pur nella esigenza di divulgare, e quindi dell'essere appunto del raccontare qualche cosa su larga scala a un largo pubblico, hanno raccontato in maniera puntuale. E quindi non vorrei utilizzare la parola scientifica, però hanno studiato, quindi sono ragazzi bravi che hanno saputo raccontare con gusto, con piacere, anche cattivante. Quindi direi che questo, secondo me, questi due aspetti sono davvero da sottolineare e da apprezzare. Grazie. Sì, ma anch'io non posso che unirmi ai ringraziamenti facendo questa piccola riflessione. Io credo che questo volume sia un volume molto prezioso. Prezioso non solo nella formula e nella forma, nel senso che credo che al di là di tutto sia davvero anche un bel prodotto, ma credo che sia prezioso più che altro per quello che racconta e anche, permettetemi di dire, quello che potrebbe suscitare anche nel futuro. Ecco, io vedo questa pubblicazione non solo, come dire, molto, molto utile a chi non conosce la nostra città, a chi magari viene, turismo, o comunque chi ha intenzione di passare e passa nella nostra città, ma credo soprattutto che sia utile per noi che andiamo a riscoprire o addirittura a conoscere per la prima volta aspetti della nostra città che noi vivendo ci diamo molto per scontati. A volte passiamo nella nostra vita quotidiana e non ci accorgiamo di quello che ci circonda. Ecco, questo credo che sia l'aspetto importante, soprattutto per quello che, ripeto, può suscitare, cioè il voler approfondire anche alcune cose che su questo volume sono state trattate. Guardate, credo che questo non sia non solo un'applicazione culturale importante, ma credo che sia, si diceva anche un po' negli interventi che mi hanno preceduto, un'operazione che vuole anche andare un po' a ricostruire quella comunità cittadina che poi noi siamo. Noi siamo qui, nessuno, come dire, siamo nati a Cremona o chi per ragioni di lavoro o di altre cose si è trasferito qui, per cui in qualche modo non l'abbiamo scelto, la vita ci ha portato a essere qui. Ecco, sta a noi, io credo, provare a costruire e a ricostruire anche attraverso la conoscenza del passato, quello che ci circonda, una sorta di nuova comunità che continuamente genera e crea, come dire, innovazione e crea speranza. E Don Gianluca mi ha rubato tutta la parte dei giovani, che di solito faccio io anche per ragioni anagrafiche, però guardate, lo sottolineo ancora una volta. Il fatto che questa pubblicazione sia stata curata da persone, da professionisti, che non sono i ragazzi, no? Ma sono persone professioniste,
persone che hanno studiato, persone che si sono formate, persone che hanno dedicato parte della loro vita, del loro lavoro, tempo libero del lavoro a creare e offrire qualcosa che davvero valesse la pena non solo di essere pubblicato, ma soprattutto di essere condiviso. Ecco, credo che questo, il fatto che venga da giovani generazioni, non è qualcosa di scontato. E guardate, lo diciamo senza anche offendere nessuno, non è scontato in questa città. Sappiamo benissimo che questa città ogni tanto su alcune cose è un po', come dire, no? Un po', come dire, si sedimenta, no? È un po'. Questo perché credo, ed è questo il punto di valore, credo che su questo gruppo di persone, questi professionisti hanno saputo anche qui reinterpretare e dare a noi, a tutti noi, un momento di riflessione e di approfondimento culturale. Ecco, io vedo in questo, e vedo anche, e vi ringrazio e approfitto di questo, per tutto il lavoro che CRART fa nelle nostre istituzioni. Lo apprezziamo, si diceva prima con la dottoressa Quaglia, che saluto qui, noi, loro hanno la gestione, diciamo così, delle visite guidate della mostra del Genovesino, no, tra l'altro. Beh, guardate, noi tutti, non c'è tutti i cosiddetti feedback, si dice adesso, no? I riscontri, una volta si diceva, che abbiamo sono assolutamente positivi, e questo non ci può che far piacere, perché una istituzione come il Comune, che fa e offre una proposta culturale, beh, questa proposta culturale vive se poi ci sono altri pezzi di città, indipendentemente dal Comune, che se ne appropriano e, come dire, la fanno vivere. Credo che questo sia uno degli aspetti anche di davvero di grande speranza, di grande novità che questa città ha e che questa città, come dire, ha e deve custodire e sempre più valorizzare. Quindi io davvero il mio grazie e l'augurio di continuare su questa strada, che la nostra città ha al proprio interno delle, come dire, dei tesori meravigliosi che hanno la necessità di essere condivisi. In un'epoca in cui il termine condivisione può dare un po' fastidio, ecco, la condivisione a partire dalla cultura, a partire dalla conoscenza, diventa uno degli atti, se passatemi la parola, più rivoluzionari che ci possono essere nel nostro tempo. Questo credo che sia davvero un aspetto da sottolineare e da valorizzare. Per cui, buon lavoro. Grazie mille, davvero parole che ci fanno molto piacere. E ora chiudiamo il nostro giro chiedendo qualcosa ai nostri giovani, ai nostri ragazzi. E a Giulia, faccio un po' da parte anche del giornalista in questo caso, a Giulia mi piacerebbe chiedere, lei che è nata come fotografa, ispirata dalla street photography, che è un bellissimo filone di fotografia, che ha accettato di partecipare a questo progetto e di misurarsi con un soggetto e con un genere completamente nuovo per lei, io immagino, ma che aveva qualcosa che teneva insieme un pochino tutto, la sua formazione e questa sfida, che è quello che è contenuto nel titolo, no? Che è la luce, che è l'essenza della fotografia. Quindi a Giulia chiedo qual è stato l'approccio nei confronti di questo genere fotografico e di questo tipo di soggetti. Poi faccio subito anche la domanda a Tommaso di CRART, così poi vi palleggiate il microfono, aprendo una piccolissima parentesi. CRART significa Tommaso Giorgi, Anna Adami, Serena Carpaneto e Elena Poli, che sono i quattro autori che hanno firmato le 30 schede di questo libro, perché questo non l'abbiamo detto, 20 schede sono la collezione di quelle che abbiamo pubblicato sul Mondo Padano, con altri 10 che sono invece inedite, che troverete solo all'interno del libro. Un'altra, chiudo la parentesi, ne apro subito un'altra, è stata citata da Luca Borgazzi, un ringraziamento speciale va anche alla dottoressa Quaglia e allo staff della Pinacoteca, che ci ha concesso davvero di girare in lungo e in largo in queste meravigliose sale da cui non avremmo più voluto veramente uscire. E la domanda che faccio, chiusa davvero la parentesi, a Tommaso è qual è stato il modo in cui siete riusciti, come diceva Don Gianluca, a coniugare la competenza e lo studio, quindi il rigore che è richiesto quando si affrontano opere d'arte di questo valore, con quello che un po' avevamo chiesto
con il direttore all'inizio, no? Con la necessità di scaldare un po' il contenuto, cioè di renderlo meno accademico, meno come dire, enciclopedico, per metterci dentro, proprio il caso di dirlo, la passione che voi avete per Cremona e per l'arte cremonese. Queste sono le due domande. Buongiorno a tutti. Per rispondere alla domanda di Filippo, parto dicendo che il titolo di questo volume, che è Cremona in luce, mi rende particolarmente felice perché il rapporto tra fotografia e luce è legato alla parola stessa, no? Fotografia, scrittura con la luce. Se c'è una cosa che ho imparato in questi ultimi 4 anni, cioè da quando ho iniziato a fare questo lavoro a livello professionale, è che la luce può diventare, a seconda delle circostanze, delle situazioni, la migliore amica o la peggior nemica di un fotografo. Tutto sta a saperla utilizzare. Quindi, per rispondere alla domanda di Filippo, il mio approccio nei confronti di queste opere è stato, almeno spero, un approccio discreto, cioè non ho dovuto veramente inventare nulla. L'opera esisteva già, si trattava solo di fotografarla nella maniera più rispettosa possibile nei confronti dell'opera stessa, ovviamente dell'autore. In questo devo dire che è stato fondamentale lo studio accademico da parte mia di Caravaggio. Ecco, il modo in cui Caravaggio sapeva utilizzare la luce è stato per me estremamente importante anche poi nell'applicazione fotografica. Quindi mi auguro, ecco, che queste fotografie vi piacciono, insomma, che possano rendere giustizia agli autori, scusate. Grazie mille. Allora, innanzitutto noi abbiamo accettato volentieri questa sfida, noi le sfide piacciono, non abbiamo mai nascosto a niente e a nessuno. Come si può creare un prodotto che possa scaldare con la consapevolezza di essere cremonesi? Questo è il passaggio fondamentale che ci ha permesso di lavorare. Dico molto sinceramente, quando l'altro giorno ci siamo trovati per decidere come fare la presentazione, tu mi hai dato un compito, bene, io non l'ho fatto. Perché ho detto, adesso io voglio sentire quello che dicono le persone che saranno presenti e voglio farmi interrogare da quello che ho sentito. E quello che ho sentito mi fa sorgere una domanda: chi siamo? Noi siamo consapevoli di quello che siamo e di quello che siamo stati? Attenzione, non è una domanda esistenziale, lo faccio da storico dell'arte in questo caso. E questa domanda presuppone questo: ragionare, lavorare, guardare, studiare, lasciarsi emozionare da queste opere che poi voi troverete nel libro, significa lasciarsi interrogare, emozionare, studiare sugli uomini di Cremona, sui cremonesi. E noi cremonesi nel passato siamo stati mecenati, siamo stati committenti, collezionisti, appassionati, artisti. Quindi guardare queste opere significa fondamentalmente guardare Cremona dritta negli occhi e cercare di capire quale di questi aspetti di Cremona noi stiamo analizzando, stiamo guardando e in realtà ci stiamo specchiando, perché noi siamo tuttora artisti, collezionisti, mecenati, conservatori, divulgatori, promotori. E allora parlare di Cremona in luce per me significa parlare di noi, ed è questa la chiave con la quale noi abbiamo lavorato. Parlare di Cremona in luce non significa parlare solo di Cremona, ma significa parlare di ognuno di noi e ad ognuno di noi. In questo caso noi abbiamo dato qualcosa di nostro a chi vorrà leggerlo, con l'augurio, la speranza e l'auspicio che chi entrerà in contatto con questo nostro lavoro possa a sua volta lasciarsi interrogare, trasportare, incuriosire, oppure rendersi promotore, conservatore, divulgatore di quella che è una nostra realtà. Vogliamo sapere chi siamo? Incominciamo a guardarci attorno, incominciamo a capire
chi erano e chi sono, per capire chi potremmo essere in futuro, le persone che hanno costruito questa città, che stanno portando avanti questa città e che avranno il compito di continuare a far vivere questa città. Ecco che cos'è Cremona in Luce per noi ed ecco che cos'è che ci ha portato poi a scrivere, guardarci fondamentalmente allo specchio, studiando il passato per guardarci nel presente, passando poi a un pensiero per il futuro. Grazie. Allora, ringrazio tutti, è davvero bellissime le parole che abbiamo sentito, quasi emozionanti anche a pensare a quello che è stato davvero tutto il percorso di questo progetto, perché davvero dietro a ogni dettaglio, a ogni opera, per noi che lo abbiamo seguito passo passo c'è una storia, qualcuno ci è stato più simpatico, qualcuno meno, qualcuno lo abbiamo amato, qualcuno siamo dovuti tornare più volte per rifotografarlo, per trovare l'angolatura giusta. Però davvero il tempo delle parole, delle presentazioni, che davvero mi piace tantissimo e andrei avanti fino a stasera, no? Dicevamo anche prima con Tommaso, però c'è un'altra parte che è davvero importantissima ed è quello che vuole un po' caratterizzare questa mattinata con voi, che è il percorso proprio di incontrare le opere. Guardiamoci allo specchio, diceva Tommaso, ecco, abbiamo la possibilità anche in questo caso, grazie alla grande disponibilità dello staff del Museo Civico, di accompagnarvi, accompagnare tutti voi all'interno delle sale della Pinacoteca, un pochino per fare anche esperienza di quello che noi abbiamo vissuto, scegliendo i dettagli, andando a cercarli negli angoli delle tele, nel vero senso della parola. Allora io inviterei qui vicino a noi, le abbiamo già nominate, le autrici, insieme a Tommaso, dei testi, che sono Anna Adami, Serena Carpaneto ed Elena Poli di Craft, e Laura Antonioli, che ha svolto un preziosissimo lavoro di segreteria. Vieni pure Laura. Vabbè, comunque la ringraziamo davvero, il suo lavoro è stato preziosissimo, come quello, devo dire, di Luca Manzoli, che è qui anche questa mattina e che ha reso possibile attraverso il suo lavoro con i partner che hanno sostenuto questa iniziativa e che a nostra volta ringraziamo. Ecco, loro saranno le vostre accompagnatrici lungo questo piccolo percorso, però studiato proprio ad hoc per questa mattina. Vi chiederemo di dividervi in gruppi, poi ci potete voi organizzare questa faccenda operativa. E con tre percorsi personalizzati, possiamo chiamarli così, con i nostri storici dell'arte, che vi faranno vedere alcuni dei dettagli che poi troverete all'interno del libro, che si può trovare in tutte le librerie da ieri qui a Cremona, nella città di Cremona, alla sede di Craft, ma anche stamattina lì in fondo, se vi girate lo vedete, c'è Paolo di Cremona Books che può darvi la vostra copia. Fine delle chiacchiere, siamo pronti, vi passo il microfono per l'organizzazione, mi alzo così intanto. Grazie ancora, vi chiedo un applauso soprattutto per i nostri autori, i nostri ragazzi.